In una splendida giornata di sole si chiude la stagione ciclistica degli Uniores in Toscana con questo Giro delle Valli Aretine che si corre a Rigutino. È il bis per questa gara, nel senso che a luglio c'è stata la gara per Elite Under 23 firmata da Luca Cavallo, sempre allestita dalla società ciclistica rigutinese del presidente Piero Rosini. Oggi invece, come vuole la tradizione, l'evento riservato agli Uniores, grazie all'impegno come sempre assiduo di Tiberio Soldani, che è il coordinatore e l'organizzatore principale di questa manifestazione. Il successo non è mancato dopo la gara svoltasi 24 ore prima a Figille in provincia di Perugia con il successo di Edoardo Cipollini. Questo impegno 24 ore dopo, lungo 124 km e 700 metri, un percorso impegnativo che presenta le salite del Passo dello Scopetone, della Foce, in precedenza anche lo strappo nella zona di Cortona. L'arrivo sarà nel viale della stazione a Rigutino, ormai sede tradizionale per gli arrivi quando si gareggia in questa località, alle porte di Arezzo. C'è anche Andrea Bardelli con il babbo a questa manifestazione, una delle ultime della stagione 2023 per Bardelli, perché poi si concederà una stagione di riposo. Ora guida la CPS Professional Team, con la quale la formazione campana, una delle squadre sicuramente più attese in questa competizione. La gara tra l'altro è valevole anche per il trofeo Butintoro, con il patrocinio del comune di Arezzo e della provincia di Arezzo. In palio anche il trofeo Cavaliere Ufficiale Mario Giaccherini, per tanti anni presidente del Comitato Provinciale di Arezzo della Federciclismo. Naturalmente Piero Rosini, presidente della società ciclistica rigutinese, patron anche del team Futura, guidato da Franco Chioccioli nella categoria Elite Under 23, soddisfatto, così come gli organizzatori, per il successo di questa edizione del Giro delle Valli Aretine riservato alla categoria Juniores, che chiude, come abbiamo detto, la stagione 2023, una stagione che ha offerto buoni risultati per il ciclismo toscano. Magari qualcuno si attendeva qualcosa di più, soprattutto negli eventi importanti, negli eventi che, come si usa dire, contano. Ricordiamo nel comitato organizzatore, oltre al presidente Rosini, parliamo della rigutinese, anche Alfredo Ghezzi, Lodolini, Polvani, Luciano Rosini, Bucchioni, Cecconi, Landi, Sbragi e Tiberio Soldani, mentre questa manifestazione si inquadra anche, come sempre del resto, nelle manifestazioni che vengono organizzate dal Centro Sportivo Rigutino in occasione della Sagra della Polenta, che accompagna questi primi giorni del mese di ottobre per i buongustai, per gli appassionati della cucina. Tra l'altro anche nel prossimo fine settimana ci sarà questo impegno con la Sagra della Polenta a Rigutino. Vediamo queste immagini iniziali della partenza dopo il ritrovo. 122 gli atleti ufficialmente che hanno preso il via degli oltre 160 iscritti. Comunque grande successo anche questa volta per questa manifestazione, per questo Giro delle Valli Aretine, 18° trofeo Butintoro, gara che si corre, come abbiamo detto, in una splendida giornata di sole, temperatura attorno ai 30 gradi in questo inizio di ottobre. E siamo alle fasi iniziali, subito interessanti per quanto riguarda questa manifestazione, perché appunto si stanno mettendo in mostra già i primi atleti. E siamo al 30° chilometro, abbiamo un primo tentativo di fuga, protagonisti Carletti, quindi Soldano, Lorello, D'Ambrosi e Ragnatela. Questo è il quintetto che sta per transitare dal Rigutino, e siamo a 500 metri dalla zona di arrivo, e questo è l'omaggio che viene riservato al
la zona qui di Rigutino con il passaggio attraverso un circuito interamente pianeggiante prima poi di raggiungere Cortona per la prima asperità della giornata. Al comando dunque il numero 11 di gara, si tratta di Carletti con la maglia della Unipol Glass di Cesenatico, poi con il 58 invece abbiamo l'atleta Soldano che corre nella formazione del team Franco Ballerini, quindi Lorello con il numero 69 nella regia Congressi 6 con Valdarno, D'Ambrosi con il numero 132 di gara e atleta della formazione team Coratti e infine Ragnatela della Vangis Samaricambi il Pirata. Questo è il gruppo con la World Service a fare l'andatura, una formazione che ha dominato la gara di ieri in provincia di Perugia e che l'anno scorso vinse questa competizione grazie a Federico Savino che giunse da solo sul traguardo del viale della stazione a Rigutino, e la formazione guidata da Matteo Berti è sicuramente tra le squadre più attese in questa manifestazione. Le vedete in questo momento 5 atleti a condurre il gruppo che viaggia con un ritardo di 30 secondi. Siamo ora nella zona di Cortona e allora ecco la prima asperità di questi 128 chilometri da percorrere, poi ci sarà il passo dello Scopetone dopo il passaggio dal centro di Arezzo e nel finale, prima di transitare da Castiglion Fiorentino e raggiungere Rigutino, anche la salita della Fuce. Ora al comando, mentre ci avviciniamo a Cortona, abbiamo Ciolini con il 21, Scirin con il 147, De Angelis con il numero 83, poi Martinez e Cruz con il 121, Belcari con il 31, mentre con il numero 6 invece è Bolognesi. In pratica abbiamo 6 atleti al comando. Il gruppo è segnalato ad una cinquantina di secondi, mentre abbiamo Fabrizio Carnasciali quale direttore di gara di questa manifestazione, Marcello Chini invece è il presidente del collegio di giuria. Numero 83 per De Angelis in questo momento a fare l'andatura, maglia del pedale chiaravellese, formazione marchigiana, poi con il numero 6 invece Bolognesi che è della World Service. Naturalmente è presente anche il vincitore di ieri, quarta vittoria per Edoardo Cipollini a Fighille in provincia di Perugia, ha il numero 4 e naturalmente indossa la maglia di campione regionale, titolo conquistato tra l'altro proprio in provincia di Arezzo. Vediamo i 6 che si stanno apprestando alla salita di Cortona, al tratto più impegnativo di questa ascesa, ascesa che inaugura la serie di difficoltà in questa competizione e che in pratica si trova al chilometro di gara 52 con i 6 battistrada, Scirin, Ciolini, De Angelis, Martinez e Cruz, Belcari e Bolognesi. Questi sono gli atleti che vanno ad affrontare questo tratto in salita ormai tradizionale per questa manifestazione. Intanto vediamo un paio di atleti che hanno perso contatto, mentre è a fare l'andatura Belcari che ha la maglia della formazione dello Stabia Ciclismo Dover Andiafora, è lui che sta conducendo in questo momento, mentre con il numero 147 lo sta seguendo Scirin, con il numero di gara 121 invece Cruz e Martinez e poi l'atleta Bolognesi della World Service. Sono questi i 4 rimasti al comando della gara. Vediamo il corridore della CPS Professional che in questo momento va a fare l'andatura, Scirin, 4 dunque al comando dopo che hanno mollato Ciolini e poi ha perso contatto anche De Angelis. Il vantaggio per questi 4 nei confronti del gruppo viene segnalato e confermato in questo momento in una cinquantina di secondi, mentre si affronta questa salita in una splendida zona
quella di Cortona, una città conosciuta per le sue bellezze. Intanto vediamo sempre l'atleta guidato da Andrea Bardelli nella formazione campana, ma il gruppo ha avuto una ottima reazione perché sta rinvenendo con decisione e quindi lo avete visto per un istante, non più di una 15-20 secondi il vantaggio attuale è dei quattro. Eccolo il gruppo che sta seguendo ad un centinaio di metri, quindi c'è questa decisa reazione da parte del gruppo che si è concretizzata sulla salita di Cortona, mentre continua Sherin della CPS Professional a fare l'andatura e ormai da circa un chilometro ha preso la testa del quartetto, quartetto che ricordo comprende anche Cruz Martinez, Belcari e Bolognesi, questi i quattro al comando, gruppo sempre lì ad un centinaio di metri, abbiamo detto 52 chilometri percorsi, ora la corsa dopo essere transitata da Cortona tornerà praticamente a Rigutino dopo aver toccato anche il centro di Castiglion Fiorentino e quindi anche un tratto in salita abbastanza impegnativo, poi di nuovo il passaggio da Rigutino al chilometro 81 prima di andare naturalmente verso Arezzo per il passaggio da questa città dal centro per raggiungere il passo dello Scopetone. Sempre situazione invariata, 100 metri di vantaggio, sempre Sherin a fare in questo momento l'andatura con il gruppo che occupa l'intera sede stradale, lo potete vedere da questa immagine che sta seguendo da vicino questa fuga che sta caratterizzando questo Giro delle Valli Aretine per la categoria juniores e gara di chiusura della stagione 2023, trofeo Butintoro, trofeo cavaliere ufficiale Mario Giaccherini, con la sponsorizzazione di Rosini Impianti, un ringraziamento particolare naturalmente anche a tutti gli altri sponsor da parte di Tiberio Soldani che è, come abbiamo detto, il direttore organizzativo della manifestazione, mentre questo è il passaggio dal culmine della salita di Cortona. Vediamo naturalmente il gruppo al passaggio con anche la maglia del campione toscano Cipollini attorno alla quindicesima posizione, il ritardo 18 secondi rispetto agli atleti che comandano ancora la competizione. Con la corsa intanto dopo il passaggio avvenuto a Cortona siamo tornati nuovamente a Rigutino, ecco in questo momento il gruppetto di testa che si è formato, in pratica sono 8 gli atleti ora al comando, è l'ennesimo passaggio dalla località che ospita partenza ed arrivo di questa classica per la categoria junior. Gli 8 al comando con il numero 1 Sambinello della World Service, con il 141 Farsetti della CPS Professional Team, 127 per Consolidani del team Coratti, con il numero 15 Venomi del team Pieri, con il 69 Lorello della regia congressi 6 come Valdarno, con il 113 Di Prima e con il 112 Toselli, due atleti della Vange Samari Cambi il Pirata, mentre il 129 per Vicini che appartiene al team Coratti e lo vedete in questo momento a fare l'andatura sulla testa degli 8. Il vantaggio per quanto riguarda i battistrada è di circa 1 minuto e 20, quindi un buon margine dopo che era stata neutralizzata la fuga dei 4 che avevamo visto al passaggio da Cortona, è nato questo tentativo di fuga che sta caratterizzando in pratica la seconda parte della competizione, perché siamo, come abbiamo detto, all'85esimo chilometro prima di andare ad affrontare poi il passo dello Scopetone e successivamente naturalmente la salita della Foce. Intanto è il passaggio da Rigutino, questa località abbiamo detto alle porte di Arezzo, che si caratterizza ormai da tanti anni anche per la gara internazionale
nazionale per quanto riguarda appunto gli elite e under 23, ecco la zona dove poi si concluderà la manifestazione con gli otto al comando della gara, con quindi questo vantaggio che continua ad essere buono, sicuramente superiore al minuto e 20, ci segnala il servizio informazione, nei confronti di un gruppo di una ventina di concorrenti viene segnalato come primo gruppo inseguitore degli otto. Infatti vengono segnalati Tela, Prato, Meccia, Pavia, Balestra, Di Vita, Pizzi, e li vediamo ora, Tassi, Agostinelli, Sulai, Brogi, Cavallaro, Ferraro, Cincinelli e Brunetti. Questi sono gli atleti che si trovano alle spalle degli otto e che hanno un ritardo di 1 minuto e 15 secondi. A quasi 2 minuti il resto del gruppo. Questa è la situazione all'85esimo chilometro. Vedremo se questo gruppetto riuscirà a portarsi sui battistrada, non sarà facile, sono in 17 in questo momento gli atleti alle spalle con il numero 20 di gara, Prato, campione regionale sardo, autore di un'altra vittoria proprio nei giorni scorsi ottenuta a Olbia, davvero una grande stagione quella del team Pieri di Calenzano, con le 8 vittorie ottenute grazie a Prato, che ha ottenuto 5 successi, 3 vittorie per Venomi. Soddisfatto sicuramente Piero Pieri, il presidente della società, per questa annata ricca di soddisfazioni, mentre continuiamo a vedere in questa panoramica coloro che si trovano alle spalle. Un paio di atleti richiamano l'attenzione delle proprie ammiraglie, con il numero 3 anche Cavallaro, il vincitore quest'anno del Giro del Veneto a tappe con la maglia della World Service. E questa è la situazione per quanto riguarda appunto il primo gruppo. Questo invece è quello che possiamo definire il gruppo ammiragli, e siamo già attorno ai 2 minuti. Una panoramica dunque completa su questo Giro delle Valli Aretine al passaggio da Rigutino. E allora, dopo aver superato la città di Arezzo, eccoci con le immagini sulla salita del passo dello Scopetone, con questo allungo da parte dell'atleta del team Coratti, team laziale. Si tratta di Gianmarco Vicini, il quale allunga e da solo sta iniziando questo tentativo di fuga. Vedremo se riuscirà a aumentare il suo margine di vantaggio. Ecco qua questa azione lungo la salita, una salita ormai nota, celebre per il ciclismo. Quante volte le gare sono transitate sul passo dello Scopetone, anche a livello professionistico, quando si correva il Giro della Toscana proprio qui ad Arezzo. Continua l'azione solitaria di Vicini, e andiamo a vedere però anche quello che avviene alle spalle, ma intanto abbiamo visto la macchina del cambio ruota, segno di un vantaggio che è superiore al mezzo minuto, infatti 40 secondi nei confronti di Toselli di prima, Lorello, Venomi, Consolidani, Farsetti e Sambinello. Questi sono i 7 atleti che si trovano alle spalle. Il 112 è Toselli, ex campione italiano della categoria allievi. Con lui il suo compagno di squadra di prima sono due atleti della Vangi Samari Cambi il Pirata, Lorello della Regia Congressi 6 come Valdarno con il 69, Venomi con il numero 15 del team Pieri, Consolidani, compagno di squadra nel team Coratti del battistrada attuale Vicini, Farsetti che è della CPS Professional Team, Sambinello che invece ha il numero 1 ed è della World Service. Questi 7 che sono alle spalle del solitario battistrada, mentre con questo passaggio dal passo dello Scopetone che sta per avvenire saremo al chilometro 101, quindi a 27 chilometri dalla conclusione, mentre vediamo in difficoltà Lorello, l'atleta
della formazione del presidente Cellai, e infatti ha perso contatto, sta avvenendo un buon frazionamento anche alle spalle, perché quindi abbiamo vicini al comando, poi sei inseguitori, quindi Lorello, poi c'è questo tandem composto da Tela del team Forte Braccio e dal numero 3 il toscano Cavallaro della World Service, per loro 1 minuto e 20 di ritardo rispetto a vicini. Arriva un altro tandem, c'è una maglia del team Pieri, ma a condurre è Ferraro del team Coratti, con lui e Prato appunto del team Pieri. Ora stanno arrivando praticamente alla spicciolata altri atleti e praticamente anche la testa del gruppo più folto, ma a questo punto vediamo anche Edoardo Cipollini, il campione toscano, che vediamo inquadrato in questo momento a fare l'andatura con i 59 Cincinelli del team Franco Ballerini. Primo piano per Cipollini, abbiamo ricordato 4 vittorie quest'anno, l'ultima appena 24 ore prima di questa competizione. E dopo aver mostrato quella che è la situazione praticamente quando siamo a circa 3 km dal culmine della salita, siamo risaliti sulla testa, non c'è più da solo al comando vicini, che ha mollato, è stato ripreso e staccato, e ora invece sono in 5 al comando e sono gli atleti inquadrati. Il numero 1 è Sambinello, il 5 è Meccia, sono due atleti della World Service, e poi abbiamo Farsetti che invece corre nella CPS Professional Team, e il 127 Consolidani che è del team Coratti, ed il 112 Toselli della Vangisama Ricambi il Pirata. Da ricordare che questo Giro delle Valli Aretino, trofeo Butintoro, trofeo cavaliere ufficiale Giaccherini, è valevole anche come campionato provinciale aretino, quindi saranno interessati gli atleti che hanno residenza in provincia di Arezzo. Con la situazione che abbiamo visto, 5 atleti al comando della gara, Sambinello, Meccia, Farsetti, Consolidani e Toselli, e poi praticamente abbiamo gli inseguitori inquadrati in questo momento, Brunetti, Ferraro, Di Prima e Friggi, questi sono i 4 atleti che vedete inquadrati in questo momento. Avete visto anche per un attimo Vicini, che è stato il protagonista lungo la salita del Passo dello Scopetone, poi ha mollato proprio in vista del Gran Premio della Montagna, mentre vediamo questo quartetto che continua ad inseguire Brunetti, Ferraro, Di Prima e Friggi, i 4 atleti che in questo momento stanno cercando di organizzare l'inseguimento. Abbiamo al comando il quintetto Sambinello, Meccia, Farsetti, Consolidani e Toselli, mentre con il numero 98 è Friggi della Gubbio Ciclismo Mocaiana a fare l'andatura. Tanto anche Lorello della regia Congressi Secom e Valdarno sta cercando di riportarsi sui 4, è stato protagonista del tentativo di fuga in precedenza, poi ha ceduto un po' nel tratto in salita il corridore della formazione valdarnese, mentre siamo praticamente ora al passo della Foce prima di giungere a Castelfiorentino, con il quintetto al comando della gara: Sambinello numero 1, Meccia con il 5, compagni di squadra della World Service, Farsetti 141, Consolidani 127, Toselli con il numero 112, questi i 5 atleti che stanno raggiungendo il Gran Premio della Montagna della Foce, una 15ina di chilometri alla conclusione, poi la picchiata su Castiglione Fiorentino e l'ultimo tratto pianeggiante che porta verso il traguardo del Viale della Stazione a Rigutino per questo Giro delle Valli Aretine, trofeo Butintoro, trofeo cavaliere ufficiale Mario Giaccherini, organizzato dalla società ciclistica rigutinese
paese del presidente Piero Rosini, con il patrocinio della provincia di Arezzo, del comune di Arezzo, ma anche il contributo del circolo tennis Rigutino, tutti quanti impegnati per il successo di questa manifestazione che anche quest'anno lo ha riscosso pienamente, con 122 atleti ufficialmente al via dei 160 iscritti. Continuano gli atleti della World Service, formazione che cerca il bis dopo la vittoria di 24 ore prima di Cipollini in questa manifestazione. Una gran bella stagione quella della società veneta del presidente Massimo Levorato, guidata da Matteo Berti e dagli altri tecnici, e sempre i cinque assieme, nessuno ha provato ad allungare, chiusi nella circostanza da Toselli, maglia della Vangis Ama Ricambi il Pirata, eccolo qua, e poi Meccia, quindi Sambinello, Consolidani, e a fare l'andatura in questo momento Farsetti. Tra l'altro Farsetti è un atleta che concorre per il titolo di campione provinciale, perché è della provincia di Arezzo e quindi cercherà di ottenere questa maglia, che sarà poi consegnata da Antonio Martini, presidente del comitato provinciale di Arezzo, che tra l'altro è presente e sta lavorando in segreteria per questa manifestazione, mentre è presente anche Davide Fabbri, vicepresidente regionale del comitato Toscana di ciclismo. Intanto abbiamo visto il passaggio al Gran Premio della Montagna del quintetto, poi stanno transitando in questo momento gli inseguitori. Ferraro è il corridore che è passato, poi Cipollini alla guida di questo plotoncino di una decina di atleti. Dunque 5 atleti al comando, Ferraro a 1 minuto, a 1.30 questo gruppetto capitanato da Edoardo Cipollini. Dopo aver superato la salita della Foce e aver ultimato la discesa a Castiglion Fiorentino, siamo ormai agli ultimi 5 chilometri di questo Giro delle Valli Aretine, con 5 atleti al comando, ma attenzione perché dal quintetto, e lo vedete in questa immagine quando la nostra moto si sta portando su di lui, si è portato da solo Leonardo Meccia. Eccolo il corridore della World Service, di lui ricordiamo che ha vinto una gara in questa stagione, praticamente a metà di agosto, la gara di Chiesa Nuova Uzzanese, il Memorial Maionchi. Anche in quella occasione Leonardo Meccia si impose per distacco. Oggi prova a fare il bis qui a Rigutino, sulle strade della provincia di Arezzo, e grazie anche all'apporto del suo compagno di squadra Sambinello. Infatti la World Service aveva 2 atleti nel quintetto al comando e quindi ha avuto anche buon gioco. Sambinello lo ha protetto nel momento in cui Leonardo Meccia ha deciso di allungare, e ora si sta avvicinando a Rigutino, ormai è negli ultimi 5 chilometri e quindi cerca di ottenere, come abbiamo detto, il successo, il secondo stagionale. Tra l'altro ha ottenuto anche 2 quarti posti ed un quinto posto questo atleta, che vediamo impegnato con un ottimo stile. Questo invece è il quartetto che viaggia alle spalle del solitario battistrada di Leonardo Meccia, ed è Farsetti che, se non muterà questa situazione, potrà ottenere il titolo di campione provinciale aretino, perché è l'unico che concorre a questo titolo tra i 4 inseguitori. Questo invece è Toselli della Vangis Ama Ricambi il Pirata, ancora Farsetti, poi arriva Consolidani del team Coratti, in ultima posizione tranquillo Sambinello, ottimo protagonista il corridore della World Service anche nella gara di Rignano sull'Arno di qualche giorno fa. E questi i 4 che comunque hanno già un ritardo di circa 50 secondi, quindi letteralmente scatenato Leonardo Meccia, che andiamo a recuperare proprio in vista del traguardo. Ed ecco ormai le ultime pedalate per Meccia, si volta, ma il suo vantaggio è superiore al minuto primo, quindi
una cavalcata solitaria negli ultimi 7 chilometri della competizione per andare ad ottenere la seconda vittoria stagionale dopo quella di Chiesa Nuova Uzzanese nel Memorial Maiunchi. E sono le ultime pedalate per il corridore della World Service che anche oggi quindi è stata protagonista brillante dopo il successo ottenuto 24 ore prima sulle strade della provincia di Perugia grazie al campione toscano Cipollini. Leonardo Meccia al comando, dietro naturalmente Consolidani, Farsetti, Toselli e Sambinello, più indietro Ferraro, più indietro ancora Tassi, Brogi, Friggi, Brunetti ed altri. Questa è un po' la fotografia della corsa in queste ultime battute. Una gran bella gara, il Giro delle Valli Aretine, complimenti una volta di più a Tiberio Soldani, a Piero Rosini, a tutti i componenti della società ciclistica rigutinese che hanno lavorato a fondo per allestire questa manifestazione con un successo di partecipazione e con uno svolgimento davvero interessante anche dal punto di vista tecnico ed agonistico con Leonardo Meccia che ormai praticamente è nella zona di Rigutino e va a completare questa passerella finale con un vantaggio, abbiamo detto, superiore al minuto primo, quindi in pratica non più raggiungibile per quanto riguarda il quartetto alle spalle, dove tra l'altro è il suo compagno di squadra Sambinello e quindi sta per immettersi in pratica su Viale della Stazione. È all'ultimo chilometro Leonardo Meccia che ha questo vantaggio di tutta tranquillità dopo questa bella uscita, un finale pregevole sotto tutti i punti di vista, una vittoria che merita ampiamente la squadra guidata dal tecnico massese Matteo Berti con questa azione di Meccia, il quale sicuramente ha fatto valere il fatto di essere in due nei cinque che sono stati protagonisti in pratica dopo la salita dello Scopetone sulla salita della Foce. Il quintetto è rimasto assieme in attesa di questa stoccata finale che Leonardo Meccia ha dato prima di raggiungere Rigutino. Ha compiuto questo giro attorno a questa località aretina, ora è soltanto a 200 metri dal traguardo e quindi va a concludere vittoriosamente questa prova in solitudine. E dopo la vittoria di Federico Savino, che aveva la stessa maglia nel 2022 quando si impose, è ancora un atleta della World Service che va a conquistare il successo nel Giro delle Valli Aretine ricevendo gli applausi meritati degli sportivi presenti ad assistere alla conclusione di questo Giro delle Valli Aretini. Primo dunque Leonardo Meccia, attendiamo ora gli inseguitori che giungono sul traguardo sicuramente con oltre un minuto di ritardo e infatti eccolo qua il quartetto, 1:15 in ritardo, c'è lo sprint per il secondo posto ed è Sambinello della World Service che va a completare il trionfo della società veneta davanti a Consolidani terzo, Farsetti quarto, campione provinciale aretino, il corridore della CPS Professional Team, quinto Toselli. Arriva ora Ferraro in sesta posizione a 1:29. Ora attendiamo l'arrivo anche di Brunetti della CPS, 1:59 il suo ritardo. E poi questo sprint con Tassi davanti a Brogi e Friggi a 2:03. Questi primi 10 del Giro delle Valli Aretine che ancora una volta ha riscosso un grande successo, una volta di più un vincitore brillante e per distacco a conclusione dei 128 chilometri. Meccia Leonardo, primo sul traguardo qui a Rigutino, sei partito a 5-9 all'arrivo, è una cavalcata solitaria. Sì, sempre sotto consiglio di Sambinello ed è andato tutto come programmato e sono contento di questa vittoria. Questo arrivo porta bene alla World Service?
Sì, direi di sì. L'hanno vinta anche l'anno scorso, abbiamo vinto anche ieri, abbiamo fatto un finale di stagione perfetto, io sono contento. Questa è l'ultima gara o hai in programma altre gare? L'ultima gara sarà il 15 ottobre, quindi ci sono ancora altre possibilità, altre occasioni di vincere per la squadra. Una dedica? La dedico alla nonna Rosi, che è la nonna migliore del mondo. Siamo con il secondo arrivato, Enea Sanminello. Un bel risultato, primo e secondo. Sì, è sicuramente un secondo che ha il sapore di una vittoria, perché io e Leonardo Meccia corriamo insieme da quando siamo giovanissimi, quindi sono veramente contento di questo risultato. Era programmato dell'uscita di tuo compagno di squadra a 5 km all'arrivo? Sì, inizialmente ero in fuga solo, diciamo, ho aspettato che rientrasse per avere superiorità numerica e poi sapevo che lui sul passo è molto forte, quindi se fosse riuscito ad andare via da solo difficilmente sarebbero riusciti a chiuderlo e quindi sapevamo, diciamo, di poterci giocare sia questa soluzione, quella della volata, e è riuscito ad arrivare questa, siamo molto contenti. Siamo con il terzo arrivato, Leonardo Consolidani, niente da fare contro la forza della World Service? Ma sì, hanno giocato veramente bene le loro carte, sicuramente c'è un po' di rammarico, sapevo che non dovevo lasciarli andare via, ma purtroppo mi è sfuggito, ho provato a giocarmi il tutto per tutti in volata. Volata a ranghi ristretti, ce l'avevo quasi fatta vincerla, purtroppo mi è mancato quel pelino, però tutto sommato abbastanza contento. Siamo con Soldani Riccardo, Deus Macchina di questa manifestazione, siamo al Babbo, una bella manifestazione, un bel vincitore, tanto pubblico e un bel numero di partenti. Sì, dai, come ogni anno ormai diciamo che non ci meravigliamo più per la quantità dei corridori, per la qualità, nel senso che è diventata finalmente una corsa, una classica di fine stagione, la qualità c'è sempre stata, continua ad esserci, la quantità idem, il tempo ci ha graziato anche quest'anno come diciamo quasi sempre, perché abbiamo sempre avuto la fortuna di portare a termine la corsa sotto il sole. E è stata una corsa, diciamo, anche combattuta oggi, perché era un po' di anni che non si rivedeva un arrivo in solitaria di 5 unità, gruppo frantumato già da metà gara, però è il suo bello, diciamo, da ex corridore dico che le corse più belle secondo me sono sempre quelle più dure. Possiamo dare l'appuntamento al 2024? Sì, ovviamente l'appuntamento è al 2024, poi mi devo ritagliare qualche secondo per ringraziare tutti gli sponsor, per ringraziare la ciclistica rigutinese, il circolo tennis di Rigutino, il paese di Rigutino stesso, il comune di Arezzo, la provincia, tutti quanti, l'ABA Arredamenti, perché ricordiamo che questo era il 10° anno del memorial del cavaliere ufficiale Mario Giaccherini e loro ovviamente ci mettono sempre il cuore, la parte di sponsorizzazione ovviamente, che senza di loro e tutti gli altri sponsor non sarebbe possibile andare avanti, e quindi un grazie va anche a loro. E l'appuntamento ovviamente al 2024, sempre qui a Rigutino con il Giro Valle Retene Juniores.